Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo di posta elettronica e lo facciamo con Spark, il programma che utilizzo sul mio Mac. Infatti era da tempo che ero alla ricerca di un software che mi permettesse di sostituire il programma Mail di Apple. Prima però di andare a vedere per quale motivo ho scelto Spark e quali sono le sue caratteristiche, vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto al video per supportarmi e farmi crescere col canale. Per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare sempre nuovi contenuti. Inoltre iscrivetevi cliccando qua sotto anche sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere. E qua sotto in descrizione trovate il link ovviamente per andare a scaricare il programma Spark, ma anche il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora passiamo subito a parlare di Spark e vi spiego per quale motivo ho scelto questo programma rispetto a Mail. Utilizzo dal 2006 dei computer Apple sia per piacere che per lavoro e da sempre ho utilizzato il programma Mail di Apple per andare a consultare la mia posta elettronica. Non ho mai capito il perché il programma Mail non fosse ben interfacciato tra i vari dispositivi. Infatti tendevo poi a consultare tutte le mail solamente dal computer, non andandolo magari a utilizzare su dispositivi come l'iPhone o come un tablet. Ma invece il passaggio a Spark mi ha permesso di avere un software comune e su cui avere sempre le mie mail perfettamente sincronizzate. Infatti potrò lavorare direttamente dal computer sulle mail e ritrovarmi esattamente sia le mail inviate che le mail ricevute e cancellate anche sul mio iPhone piuttosto che sul tablet. Questo ci permette di avere una facilità di utilizzo della mail sia quando siamo in studio che in mobilità tramite il nostro smartphone, che purtroppo con il programma Mail di Apple non possiamo avere. Per questo ho deciso di passare a Spark da circa un anno e devo dire che dopo aver appunto testato a fondo questo programma mi sento di consigliarlo assolutamente a tutti. Attualmente la piattaforma Spark funziona sui dispositivi Apple, quindi iPhone, iPad, computer Apple compreso anche il Mac Mini M1, quindi anche la nuova tecnologia col chip M1, è compatibile anche con Apple Watch su cui si può installare l'applicazione per poi andare a leggere velocemente le mail e dispositivi Android. È in lavorazione invece la versione per Windows che però per il momento non è ancora disponibile. Uno dei punti di forza di Spark è sicuramente la configurazione. Infatti io ho configurato tutte le mie caselle di posta elettronica direttamente sul computer. Il primo account che andremo a configurare è quello che ci servirà poi per andare a sincronizzare tutti i vari dispositivi col nostro programma di posta. Una volta che abbiamo sincronizzato ad esempio sul computer i nostri 2, 3, 4, 5 account di posta elettronica, per andare a configurare la stessa applicazione sul telefono o sul tablet non sarà necessario andare a riconfigurare tutti gli account, ma ci basterà inserire solamente email e password del primo account che abbiamo configurato e in automatico lui si andrà a sincronizzare con tutte le stesse impostazioni che abbiamo già impostato ad esempio sul computer. Questa è una funzione veramente molto molto comoda, soprattutto se avete più dispositivi e volete configurare il tutto in pochissimo tempo. Ma oltre a questo fattore, le cose che mi hanno colpito più di Spark è soprattutto l'utilizzo giornaliero. Una delle caratteristiche di Spark è la possibilità di utilizzare lo swipe per andare a effettuare le operazioni principali. Quindi con lo swipe, che poi potremo andare a configurare, potremo andare a cancellare un messaggio, potremo andarlo ad archiviare, potremo andarlo a segnare come non letto o potremo andarlo a segnare come contrassegnato. Questo ci permetterà sia dal computer ma soprattutto dai dispositivi mobile come il telefono di andare a effettuare subito una scrematura delle mail che riceviamo, magari andando a eliminare direttamente lo spam e andando invece a contrassegnare le mail importanti. Ma un'altra funzione che lavora proprio in questa direzione è la possibilità di andare a visualizzare le nostre mail in modalità smart. Infatti è possibile utilizzare la modalità smart per avere una divisione automatica delle mail fatta direttamente dal programma, che ci permetterà di visualizzare in alto e quindi più importanti le mail visualizzate da persone, poi in un altro box le mail provenienti da newsletter e successivamente le mail recenti. Questo ci consentirà di andare a velocizzare ancora di più il lavoro, soprattutto se durante il giorno riceviamo molte mail. Ma una delle funzioni che utilizzo di più di questo programma è la possibilità di andare a creare dei template che potremo poi andare a utilizzare per effettuare l'invio di mail. Quindi ad esempio nel mio caso per Recensioni per Scegliere, quando vado a contattare le aziende, ho creato un testo standard che poi vado a modificare in alcuni punti
per andare a contattare direttamente l'azienda e chiedere una collaborazione. Con Spark è possibile andare a creare dei template dove abbiamo già all'interno il testo che andiamo a inserire per l'azienda e potremo quindi non dover ogni volta scrivere tutto o dover ogni volta andare a prendere una bozza, ma semplicemente andare a cliccare sul tasto dedicato e scegliere qual è il template che vogliamo utilizzare. Un'altra funzione che mi è piaciuta molto è la possibilità poi di pianificare l'invio dei messaggi. Infatti io potrò andare a creare un messaggio, potrò andare a scrivere la mia mail e poi decidere di pianificare l'invio magari il giorno successivo a un determinato orario, ed è una funzione molto molto utile perché magari può capitare che in una conversazione mail ci sia la necessità magari di risentirci tra una settimana. Io potrò già in quel momento andare a scrivere la mail, programmare l'invio poi tra una settimana, in modo tale che sarà il programma a ricordarsi di effettuare l'invio e automaticamente poi la mail partirà all'orario e al giorno stabilito. Inoltre potremo andare a utilizzare anche le risposte rapide che ci permettono magari di andare a effettuare delle risposte come un mi piace, un grazie, in modo tale da non doverle scrivere ogni volta, quindi semplicemente cliccando sulle risposte rapide, e potremo poi andare a creare anche noi delle nostre risposte rapide dove magari potremo andare a effettuare delle piccole frasi che utilizziamo più spesso per andare a rispondere quando riceviamo delle mail, in modo tale da effettuare una comunicazione molto più rapida e quindi andare a snellire il lavoro di gestione delle mail. Ma un'altra funzione veramente molto molto interessante per cui Spark potrebbe essere il programma di posta preferito anche per voi è la possibilità poi di utilizzarlo anche all'interno di un team. Infatti, se non lavorate individualmente, quindi avete bisogno di collaborare anche con altre persone, Spark è il programma perfetto proprio per andare a gestire questo genere di cose. Infatti, quando andiamo a creare una mail, potremo creare un team di lavoro in cui all'interno andremo a inserire altri collaboratori e andare a discutere direttamente prima di effettuare l'invio della mail sul testo da scrivere, su quelli che sono magari gli allegati da aggiungere. Potremo farlo con una sorta di chat collegata alla singola mail con i componenti del team che andranno a compartecipare alla scrittura della mail, che andranno a inserire magari loro degli allegati e poi effettueremo direttamente l'invio dall'indirizzo prestabilito. Ovviamente poi, come tutti i programmi di posta elettronica, sarà possibile andare a creare delle firme personalizzate, la cosa molto comoda che ad esempio se siamo sul tablet o sull'iPhone potremo semplicemente con uno swipe passare da una firma all'altra e quindi potremo magari creare più firme in base alla tipologia di risposte che andremo a dare e andare a sostituirle veramente in modo rapido. Il programma Spark è del tutto gratuito, quindi trovate il link qua sotto se volete provarlo sui vostri dispositivi Android o i vostri dispositivi Mac. Personalmente non rimpiango assolutamente di aver lasciato mail, l'unica cosa che mi dispiace è che non sono ancora riuscito a importare tutte le mail che avevo su mail sul mio account Spark. Si tratta di un programma che consiglio assolutamente. Se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto. Spero che questo programma vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace o un non mi piace sotto al video per farmi sapere cosa ne pensate di Spark. Fatemi sapere con un commento qua sotto se l'avete già utilizzato, se lo utilizzate giornalmente per la vostra posta elettronica. Per questo video col programma di posta e mail Spark è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.